In genere, l'open world è un gioco in cui il giocatore ha la possibilità di esplorare tutto il mondo di gioco senza dover seguire un determinato ordine, senza dover affrontare un determinato livello, una determinata area per sbloccare la successiva. In questo video vi spiego, attraverso gli esempi di Elden Ring e sì, Baldo, perché a mio avviso il futuro degli open world e in particolare dei GDR open world risiede nel passato. Paragonare Elden Ring a Baldo è ovviamente impossibile. Non solo sono due giochi completamente diversi, ma mentre uno è un prodotto AAA che ha venduto 12 milioni di copie, Baldo è un gioco indipendente prodotto da 3 sviluppatori. Eppure Baldo e Elden Ring hanno qualcosa in comune, un elemento che dà enorme valore ai loro open world. Dal momento in cui Ubisoft ha preso in mano la formula open world e l'ha commercializzata, inserendo 300 indicatori a schermo riguardanti gli obiettivi da completare, gli NPC con cui parlare, le missioni, eccetera, sembrava che non ci fosse altra maniera di poter concepire un mondo aperto. Le missioni dovevano essere sempre segnalate e la mappa doveva sempre indicare tutti i punti di interesse. Questa formula, seppur con i suoi pregi, quali l'accessibilità del titolo, giochi che ti guidano, che ti prendono per mano, piano piano ha iniziato a mostrare le rughe, a far vedere i segni di un inesorabile e, in realtà mi permetto anche di dire, un po' prevedibile invecchiamento. Sì, perché quando ogni missione diventa un vai dal punto A al punto B, uccidi tizio, torna al punto A e prendi la ricompensa, è inevitabile che, al netto della qualità narrativa del titolo, il gameplay diventi un po' troppo ripetitivo e che stanchi, specialmente dopo decenni di open world fatti tutti così. Infatti, avere tutte le missioni e i punti di interesse segnalati inevitabilmente riduce la soddisfazione del giocatore nel completare gli obiettivi di gioco, e completare le missioni diventa divertente, un po' come fare i piatti o spazzare. C'è una macchietta sulla mappa, la togliamo e via con la prossima. Elden Ring ha invece dimostrato che gli utenti sono disposti a faticare un po' di più per completare il gioco. Non vogliono necessariamente essere sempre presi per mano e guidati durante tutte le fasi di gioco, con interfacce ingombranti che coprono metà schermo. Noi videogiocatori siamo in realtà disposti a fare quello sforzo in più, a giocare col taccuino in mano, in cui ci appuntiamo le cose interessanti da fare, le linee di dialogo più importanti che ci danno indizi per capire qualcosa della storia del gioco, i luoghi da esplorare, e siamo anche disposti a faticare per risolvere un enigma o completare una quest, perché la soddisfazione che ci dà riuscire a fare tutto ciò da soli è ovviamente più grande rispetto che semplicemente seguire le istruzioni. Ci dà molta più soddisfazione rispetto che essere andati dal punto A al punto B. E questo approccio all'open world, l'approccio portato avanti da Elden Ring, ma anche da Baldo, ad esempio, seppur con un grado di riuscita molto opinabile, è un approccio in realtà vecchio, un approccio all'open world pre-Ubisoft sicuramente, un approccio ad un open world non commerciale. È l'approccio al videogioco in generale, in realtà, ad essere volutamente vecchio, a recuperare un tipo di gioco che ha bisogno di essere integrato dal taccuino. Dobbiamo prendere appunti se vogliamo fare tutto e riuscire a districarci nel mondo di gioco. Un po' come quando in Resident Evil 1 dovevamo fare per la prima volta il V-Jolt o dovevamo risolvere l'enigma dei quadri, per dire. Non è che questo tipo di gameplay non si sia mai visto poi, intendiamoci. Gothic di Piranha Bytes aveva proposto un open world del genere già un ventennio fa, ma il gioco, per quanto sia rimasto un cult, non è mai uscito dalla nicchia. Elden Ring ha il merito di aver fatto esplodere questo nuovo tipo di open world e di aver quindi in un certo senso dettato le regole per gli open world che verranno. Credo infatti che d'ora in poi vedremo sempre più mondi aperti fatti così, senza troppe indicazioni che non ci guidano più di tanto, che ci fanno un po' faticare ma che ci daranno in cambio grosse soddisfazioni. Ovviamente l'altro tipo di open world non è che debba sparire, speriamo semplicemente che non monopolizzi più il mercato. Speriamo che le software house prendano atto del successo anche commerciale di Elden Ring e che si ispirino al suo modo di concepire il mondo aperto, così che quando uno ha voglia si gioca l'open world faticoso e soddisfacente, quando invece si vuole giocare più in tranquillità si opta per un open world più guidato o magari si gioca a un non open world.